visto, ragazzi. Allora, vediamo, sì, vediamo. C'è perché uno sulla riga, mi sembra. E to si guarda, ma forse è tenuto in gioco da un difensore. Perché to in effetti si guarda intorno per aver conferma di essere in posizione regolare. Zebina che lo tiene in gioco. Zebina. 1-0. Allora. E vai. Guarda, se pareggiano loro, ti dico, domani ne prendi due dal Cesena. Ma no, ricordo la notte. Prima se la voglia, io pareggio la perda con Cesena. Ma io, ma non ascolti. Attenti al Brescia. Si sta accingendo la battuta, credo, Atemai. Ecco il pallone altissimo, viene respinto. Gol incredibile. Autorete incredibile. Che sono su autorete, potevano fare gol. Ma autorete incredibile. Allora, incredibile autorete, non so se è di Materazzi. O Cordoba. Allora, no, buono, Furini. O Cordoba. Perché Furini devi dare in escandescenza. Ma no, non in escandescenza, ma sbaglio, tre gol. Davanti al portiere al 39esimo secondo tempo, ma un gol che ci ha lasciati tutti a bocca aperta, perché c'è stato un colpo di testa di Caracciolo. Io non so se è stato deviato ancora un difensore dell'Inter tipo Materazzi. Allora, vediamolo meglio adesso il replay, perché non si è mica capito tanto bene. Colpo di testa. Caracciolo. È stato Caracciolo ed è tutto di Caracciolo, un grande gol di Caracciolo.